Ovviamente è difficile ricominciare questa discussione dopo la pausa del pranzo e devo dire però che sono anche molto facilitato in questo compito di introdurre questo pomeriggio di discussione dal clima che si è respirato questa mattina. Io credo che possiamo dare una valutazione estremamente positiva della qualità della nostra discussione di questa mattina, a partire da un'attitudine comune che nella discussione di questa mattina si è manifestata. Ed è l'attitudine, siamo per il no copyright, quindi credo mi perdoneranno le compagne e i compagni di Taranto, è l'attitudine ad essere tutte e tutti liberi e pensanti. Ed è straordinaria la suggestione che dall'esperienza di questi ultimi mesi di lotta a Taranto ci viene. Perché proprio questa mattina abbiamo dimostrato come sia possibile assumere collettivamente uno stile di lavoro politico e di confronto in cui tutte e tutti siamo liberi di dirci la verità, in cui tutte e tutti siamo liberi di confrontarci senza riprodurre tra di noi le logiche della rappresentanza, perché ci viene molto facile denunciare la crisi della rappresentanza, svelarne gli aspetti mistificatori. Ma per quanto tempo anche nella discussione nei cosiddetti movimenti abbiamo riprodotto logiche di rappresentanza? Liberi quindi e pensanti, perché mi sembra che la qualità degli interventi, e devo dire la qualità degli interventi delle compagne e dei compagni più giovani questa mattina, ha dimostrato che siamo capaci, capacissimi, di elaborare un nostro autonomo punto di vista teorico-politico che non ha bisogno, non ha più bisogno, forse non l'ha mai avuto, di funzioni intellettuali separate dalla soggettività militante. E anche questa funzione di elaborazione concettuale, di interpretazione, di reinterpretazione continua della realtà possiamo assumercela in toto. Io per esempio dagli interventi di questa mattina ho veramente imparato tante cose e vorrei provare ad introdurre alcune ipotesi di interpretazione. Potrebbero essere anche arbitrarie, ma devo dire in questa nostra attitudine ad essere liberi e pensanti c'è anche il fatto che non pretendiamo di avere ragione a posteriori, non pretendiamo di aver già capito tutto dopo che il tutto è avvenuto e si è verificato e di spiegare agli altri che cosa devono fare. E allora proviamo a introdurre alcune ipotesi di interpretazione della realtà della crisi, insistendo e spingendo più avanti quella traccia che condivido completamente, introdotta questa mattina dagli interventi di Paolo e di Gianmarco. Lo faccio con una prima avvertenza. Ciò di cui noi abbiamo bisogno è, per esempio, di uno sforzo ulteriore di sprovincializzazione del dibattito italiano ed europeo. È, se pensate, la grande lezione degli studi postcoloniali. Noi la discussione dobbiamo sprovincializzarla. Faccio un esempio. È assurda e contraddittoria in termini la domanda: perché in Italia non c'è stato Occupy? Cosa vuol dire? Occupy è quell'esperienza, quel fenomeno che Paolo, secondo me, questa mattina ha descritto perfettamente. Come esperienza localizzata, temporalizzata, soggettivizzata, non come modello. Di modelli non abbiamo bisogno,
Abbiamo bisogno di uno sforzo di comprensione della realtà che parta da noi. E allora, rispetto a quello che abbiamo acquisito in questi ultimi anni in termini di lettura delle caratteristiche della crisi, vorrei provare ad introdurre qui un ulteriore paradosso. Il paradosso per cui noi ci troviamo oggi in una situazione di rilancio in grande stile dei processi dell'accumulazione capitalistica nella crisi. Una contraddizione, paradosso. E infatti tutti gli indicatori economici tradizionali segnalano una febbre alta sul termometro della crisi. Dagli indicatori del prodotto interno lordo globale, ai singoli prodotti interni lordi nazionali, dagli indici relativi all'occupazione, la riduzione dei volumi degli scambi di import-export su scala globale, fino al rallentamento stesso, per alcuni imprevisto, delle stesse economie emergenti dei cosiddetti BRICS, di Brasile, India, Cina, Sudafrica. Sembrerebbe che dopo tanti dibattiti, in alcuni casi anche carichi di troppa ideologia, intorno al nodo crescita-decrescita, chi stia effettivamente praticando il terreno della decrescita sia il capitale globale. E c'è anche chi l'ha teorizzato questo discorso. C'è un libro di cui consiglio la lettura di Tim Jackson, è un professore inglese che insegna economia dello sviluppo sostenibile, esprime un punto di vista saldamente ancorato all'ipotesi di Big Society dei conservatori britannici, di Cameron. Bene, Tim Jackson già nel 2009, quindi agli inizi della crisi, teorizza una prospettiva dello sviluppo capitalistico che definisce come prosperità senza crescita. Teorizza in sostanza che da parte del cervello capitalistico globale si possa far propri i contenuti culturali e di critica allo sviluppo propri delle teorie della decrescita. E se ci pensate, in effetti quanto sta accadendo. Ma non capiremmo quanto sta accadendo se non tornassimo all'elemento con cui avevamo identificato le origini della crisi. Quando dico rilancio dell'accumulazione capitalistica in grande stile, significa che dal punto di vista dell'accumulazione e della distribuzione ineguale della ricchezza, siamo di fronte nella crisi a processi di polarizzazione mai visti. Cito solo un dato per farla veloce. Oggi, secondo la stima che viene fornita dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, e parliamo soltanto di stime, la somma totale degli strumenti finanziari derivati arriva a 600.000 miliardi di dollari, cioè a circa 15 volte la somma di tutti i prodotti interni lordi del mondo. E parliamo di un dato non pre-crisi dei subprime nell'estate del 2008, parliamo del dato del 2011, cioè di quello che doveva essere il momento più alto di crisi capitalistica. Il volume quotidiano nel 2011 delle transazioni finanziarie è stato di 4,7 miliardi di dollari e meno dell'1% di questa cifra proveniva nel 2011 da transazioni di beni materiali e immateriali. Il 99% in questo caso era finanza ed era finanza su strumenti derivati.
dati, le informazioni potrebbero essere aggiunte tante. C'è un dibattito internazionale che viaggia sulle pagine dell'Economist sulla fantasia e sulla creatività che va reimmessa nella capacità di immaginare, di strutturare, di organizzare ulteriori prodotti derivati. Non è più la stagione, spiegano, dei credit default swaps, è la stagione dei collaterals, cioè di quegli strumenti di assicurazione rispetto al rischio derivante dal default dei propri debitori. E questi flussi di ricchezza si concentrano sempre di più. Ripeto, non capiremmo che cosa è successo e che cosa sta succedendo se non guardassimo alle origini della crisi. Perché in sostanza, e lo sottolineano due studiosi militanti tedeschi, Lohhoff e Trenkle, forse li ricorderete, erano gli autori di quel manifesto contro il lavoro del gruppo Crisis negli anni 90, che segnalano come in questa trasformazione continua del denaro in denaro, e forse avremo bisogno più del libro terzo del Capitale come lettura che del capitolo sesto inedito in questa fase, con l'avvento della terza rivoluzione industriale, con la controffensiva capitalistica in termini di informatizzazione dei processi produttivi, decentramento dell'organizzazione del lavoro, la società, scrivono, ha raggiunto un livello tale che è diventata troppo produttiva per il fine miserabile e autoreferenziale della valorizzazione del capitale valore. Ed è stato solo l'anticipo sul futuro valore prodotto e la precapitalizzazione del valore attraverso gli strumenti finanziari che ha consentito negli ultimi tre decenni di mantenere la dinamica capitalistica aperta. Torniamoci, perché è un punto importante: non c'è, come nella vulgata neo-keynesiana o come nelle nostalgie di tanta parte della sinistra, il capitalismo buono della produzione, della vecchia cara produzione di beni materiali e il capitalismo cattivo della speculazione finanziaria. C'è un intreccio permanente in cui anche il passaggio, ci sono stati degli interventi molto precisi sulla questione del debito questa mattina, no? Anche il passaggio dalla tradizionale relazione di scambio, anche di scambio valore-lavoro, a un primato della relazione debitore-creditore, è stato in realtà il dispositivo di disciplinamento della fabbrica sociale, è stato il dispositivo di organizzazione, di riorganizzazione del comando capitalistico a fronte di una crescente produttività sociale che sfuggiva da tutte le parti questo controllo, questo comando. Non vorrei che cadessimo in un equivoco, no? Giustamente abbiamo detto, cooperazione sociale matura è tante cose, è oro, è merda. Cooperazione sociale matura è un terreno di conflitto, non è un terreno buono di per sé, non è un terreno dato una volta per tutte. E anche quando parliamo di funzione parassitaria del capitale, giustamente non immaginiamo che in qualche modo il capitale stesso si astragga completamente dall'intervento nell'organizzazione dei processi produttivi, nel loro disciplinamento, nell'esercizio di comando su questi stessi processi produttivi. È sempre, come dire, in un rapporto, in una relazione sociale, come è il rapporto di capitale, una funzione attiva di intervento che interviene sulla cooperazione sociale non soltanto in termini di produzione di comando, ma anche di produzione di soggettività. No, alcuni questa mattina l'hanno chiamata mutazione antropologica, no? Processi di individualizzazione, di competizione sfrenata, di egotismo sociale e produttivo, stanno sotto questo
stanno sotto questa rubrica. E di questo appunto parliamo quando parliamo di cooperazione sociale matura come terreno aperto di conflitto e di ruolo parassitario del capitale su questa cooperazione matura, un ruolo che appunto è sempre attivo e appunto sprovincializzando la nostra discussione e guardando da una prospettiva globale questo rapporto attivo di comando, di disciplinamento, di produzione di soggettività normata, come si esercita? Si esercita giocando sul terreno delle differenze, giocando permanentemente sul terreno dei differenziali, su una continua gerarchizzazione, rigerarchizzazione dell'organizzazione planetaria delle catene del valore. Sul piano per cui per reagire a una produttività sociale che sfugge da ogni parte si può anche scegliere di rallentare lo sviluppo. E guardate, da questo punto di vista c'è in tutta la pubblicistica del governo del Partito Comunista Cinese una rivendicazione di quello che sta succedendo, la rivendicazione di una scelta sul rallentamento degli indici di crescita del prodotto interno lordo della mega macchina produttiva, della fabbrica del mondo cinese. C'è una riflessione sulla necessità di costruire un mercato interno di consumo della fabbrica del mondo, sulla necessità di costruire un welfare che risponda ai conflitti enormi, inimmaginabili per noi, che stanno attraversando il modello produttivo e l'organizzazione del lavoro in Cina. C'è una riflessione che non a caso mette a tema la necessità di evitare gli errori compiuti nella costruzione del welfare in Occidente. Il dibattito della governance imperiale cinese è il dibattito intorno al fatto: evitiamo di fare come ha fatto il capitale in Occidente, che intorno al welfare ha costruito un meccanismo di crescita incontrollata delle aspettative sociali, che ha generato bisogni nuovi, ha generato rivendicazioni a partire dalla storia degli anni 60 e 70 del welfare in Europa e negli Stati Uniti. E dentro questo ragionamento sulle differenze, sulla messa a valore delle differenze, c'è molto più avanzato che non nella nostra misera provincia italiana una riflessione intorno al nodo dei nessi amministrativi delle autonomie locali. Side China, la rivista per l'estero dell'Agenzia Nuova Cina, ha dedicato un intero fascicolo, quello di luglio, proprio alla discussione intorno al ruolo nella crescita, ma rallentando lo sviluppo, che i governi locali possono svolgere all'interno della mega macchina produttiva cinese. E lo stesso dibattito, certo traslato in un contesto affatto diverso, sta attraversando per esempio la Gran Bretagna, paese che anche nella sua alterità rispetto ai processi di governance europei si è qualificato come la piattaforma dei processi di finanziarizzazione per quanto riguarda l'Europa. Il discorso dei conservatori sulla Big Society e sul progressivo smantellamento del welfare da integrare con processi di auto-organizzazione sociale ha investito completamente le autonomie locali. De te fabula narrata. Ci parla dell'attualità. Queste tendenze globali ci parlano anche della nostra italica attualità. Perché
giustamente questa mattina abbiamo ricordato la caduta dell'etica pubblica, no? La cronaca di questi giorni ci parla di fenomeni di corruzione, no? Quest'aria da fine impero, la corsa all'appropriazione personale più che privata attraverso gli strumenti della corruzione, la casta, queste cose che leggiamo tutti i giorni sui giornali. Beh, c'è anche un altro lato. A me le pagine della grande stampa italiana di questi giorni ricordano tanto l'operazione che la stessa grande stampa, il Corriere, la Repubblica, la stampa di Torino hanno fatto, lo stesso Sole 24 Ore, il giornale della Confindustria, hanno fatto negli anni di Tangentopoli. Anche qui nessuna teoria del complotto. Però è evidente che il livello istituzionale delle regioni non poteva rimanere intoccato dalla dinamica di austerity e di rigore su scala europea, per cui le regole della gabbia d'acciaio del patto di stabilità sui bilanci degli stati nazionali devono essere livello per livello tradotte in contenimento della spesa pubblica ad ogni livello istituzionale. In questi anni hanno pagato essenzialmente i comuni, in questi anni il peso, dati ANCI, il peso del mantenimento del patto di stabilità europeo è stato fatto gravare per il 70% sui bilanci dei comuni in questo paese. E nelle regioni, che sono uno dei maggiori centri di costo della spesa pubblica, pensate al fatto che l'80% di un bilancio regionale è la spesa sanitaria, il resto del welfare è l'INPS sul versante previdenziale e dall'altra parte welfare, quello di comunità, quello locale, gli interventi sulla povertà sono relegati ai comuni. Ma diciamo il cuore della spesa di welfare nel nostro paese, cioè la spesa sanitaria, sta in capo alle regioni. Ed è chiaro che questi centri di costo, dentro la logica delle politiche di austerity su scala europea, devono essere attaccati. E allora, come dire, cerchiamo sempre anche noi di guardare non solo al dito ma anche alla luna e vedere come questi processi, pienamente giustificati dal clima di corruzione diffusa, di totale delegittimazione della ceto politico rappresentativo su scala regionale, stanno dentro un ragionamento sistemico. E badate, non è mai e non può essere mai per noi la lettura in termini di teorie del complotto. Non c'è la teoria del complotto in questo. Perché è chiaro che stiamo parlando di processi aperti e contraddittori. Perché ad esempio voglio vedere anche l'ipotesi governo Monti bis, una volta che ha fatto terra bruciata del ceto politico rappresentativo, delle macchine tradizionali dei partiti, come regge in termini di legittimità all'indomani del voto della primavera del 2013. Cioè sono processi anche di delegittimazione che vanno anche al di là delle intenzioni, c'è sempre un elemento di eterogenesi dei fini che ritorna in queste vicende. E allora, a cavallo del ragionamento tra l'uso capitalistico delle differenze in un processo di rilancio dell'accumulazione senza crescita, in un processo che si caratterizza, stamattina altri compagni l'hanno detto meglio di me, come vero e proprio common grabbing, come vero e proprio assalto in termini di rapina al comune. Guardate, quello che viene messo in gioco con un'ondata di privatizzazioni, patrimoni, aziende, beni comuni, ricchezze accumulate dalle comunità locali in questa fase, ed è un fenomeno che riguarda tutta Europa, e il debito, così come sui processi di soggettivazione
della composizione sociale è usato allo stesso modo nei confronti delle autonomie locali, è usato allo stesso modo per attivare questi processi di trasferimento di quote enormi di ricchezza sociale comune al privato, ai circuiti della valorizzazione finanziaria. Beh, questo processo che è in corso, secondo me, chiama in causa anche un nostro ragionamento. Un nostro ragionamento che storicamente abbiamo provato a fare prima intorno agli inizi degli anni 90 con la riflessione e alcune sperimentazioni intorno ai nessi amministrativi, poi nella stagione del movimento No Global con il tentativo di costruire di reti globali, municipali come elemento controimperiale intorno alla questione della democrazia partecipativa, intorno alla questione della cittadinanza. Ecco, credo che questi discorsi non possano essere riprodotti uguali a 15 o a 10 anni fa o a 5 anni fa, per tutte le cose che abbiamo detto finora, ma che proprio oggi meriterebbero invece un di più di riflessione teorica e di sperimentazione pratica. Un motivo banale è quel livello istituzionale più prossimo alle condizioni di vita e di lavoro delle donne, degli uomini, delle cittadine e dei cittadini, che non sia investito da questo processo di radicale e spesso salutare delegittimazione. È così. Quando un sindaco che dalla mattina alla sera deve confrontarsi con i problemi dell'impoverimento, fasce crescenti dei suoi cittadini, mette su Facebook la sua busta paga, è evidente che non sta lì l'elemento dello spreco, della corruzione, cioè. Ma questa è una banalità. C'è un altro nodo. È il nodo per cui questo livello condivide quel processo di drammatica espropriazione, di drammatica privatizzazione di risorse e di beni comuni che sta investendo la composizione sociale nel suo complesso. E allora è questo un terreno che meriterebbe di essere recuperato. Meriterebbe di essere recuperato come? Io indico rapidamente alcuni punti che potrebbero caratterizzare la costruzione di un discorso nuovo su questo piano. Primo punto, se vogliamo cruciale, è quello della ricerca di come sul piano delle istituzioni locali possono prodursi delle rotture, cioè delle fratture capaci di aprire nella governance spazi reali alla trasformazione, al cambiamento radicale. E dunque il grado di rottura, la misura della validità, dell'efficacia delle sperimentazioni che si possono compiere su questo terreno. Quanto le esperienze di governo locale con cui si riesce a costruire una positiva interazione riescano a fratturare il quadro ordinativo che si pretenderebbe liscio e compatto che abbiamo davanti. Secondo aspetto, accennava Paolo introducendo questa mattina la discussione, a un processo contraddittorio che passa attraverso l'unione fiscale, l'unione bancaria, che passa attraverso la coercizione anche di alcuni elementi di cornice legale, di legal framework, come si dice nel diritto comunitario, no? Però siamo di fronte a un processo di unificazione politica dell'Europa, se mettiamo insieme in fila questi elementi. Un processo di unificazione politica in cui gli stessi stati nazionali diventano funzioni esecutive derivate di un assetto istituzionale, non siamo ancora in grado di precisarne fino in fondo
i contorni di nuovo tipo. Poco importa se la forma definitiva sarà quella del macro stato burocratico centralizzato o di una più leggera struttura tecnocratica federale. E gli enti locali, le autonomie locali a partire dai comuni, sono in questo quadro chiamate a ruolo di articolazioni amministrative dipendenti e subalterne da questi stessi assetti. Tutte le vicende del patto di stabilità, dell'IMU, delle grandi opere che vengono decise passano sulla testa delle comunità locali e anche dei loro livelli di rappresentanza istituzionale ci raccontano di questo. Allora, il grado di rottura a cui accennavo prima si verificherà attorno ai livelli di antistatualità, di antistituzionalità che si sarà in grado di mettere in campo attraverso queste pratiche di governo territoriale. Quanto questi processi riusciranno ad autonomizzarsi sul serio rispetto al quadro definito. Per esempio, quanto i comuni riusciranno a sottrarsi alle regole del patto di stabilità e ai meccanismi globali dell'indebitamento. Se e come proveranno a resistere ai tentativi di privatizzazione dei servizi pubblici locali. Se e come proveranno a realizzare delle politiche di fiscalità locale che siano mirate a colpire la rendita mobiliare e immobiliare. Se e come ancora rilanceranno proposte di welfare municipale adeguato alle cause e agli effetti della crisi e a quel quadro che i compagni delle Marche intorno alla questione del reddito davano questa mattina. Terzo punto, qualsiasi discorso che parli del ripiegamento sulle piccole patrie, anche nella loro versione di sinistra, Ne circolano di questi discorsi. Serge Latouche, il guru della decrescita, è venuto a raccontarci che per poter mettere in campo un modello economico e di relazioni sociali alternative fondato sulla decrescita, bisogna tornare agli stati nazionali. Perché solo nella cornice degli stati nazionali e delle monete nazionali si potrà avere quel ritorno alla terra che predicano sempre per gli altri e mai per se stessi. Quindi discorsi di questo genere, il piccolo è bello, l'autogoverno comunitario, discorsi di questo genere circolano. E noi dobbiamo invece dire che questo ragionamento sulle differenze, sul territorio non come dato naturalistico, organicistico, ma come elemento da costruire, ricostruire, praticare giorno per giorno, sta dentro invece la ricerca di relazioni europee, sta dentro la costruzione di processi anche istituzionali di carattere radicalmente democratico e federativo. Ma dire che in questi processi anche di governance locale deve entrare in termini massicci un elemento di democrazia diretta, assoluta, significa garantire l'irruzione degli elementi di conflitto, l'irruzione dei desideri, dei bisogni della composizione sociale oggi del lavoro vivo in questi stessi. Chiudo con una suggestione ulteriore, no? Il movimento che trasforma. Noi abbiamo un po' trasformato, abbiamo un po' parafrasato la celebre frase del Marx dell'ideologia tedesca, di quel testo che di fatto prepara la stagione rivoluzionaria del 48 in Germania e in tutta Europa, no? La frase di Marx parla del movimento reale che abolisce e supera lo stato di cose presenti. Ecco, io credo che noi dobbiamo, su tutti i terreni che continueremo a discutere questo pomeriggio e domani mattina, tenere presenti i due aspetti. Il richiamo che Paolo faceva al terreno dell'illegalità di massa
al terreno della rottura della legalità come affermazione pratica di un orizzonte possibile di cambiamento è cruciale, perché ci parla della necessità di abolire lo stato di cose presenti, di destrutturare lo stato di cose presenti, di rompere le gabbie del dominio, dello sfruttamento, del comando che si esercita sulle nostre vite. E al tempo stesso quel superare nel testo marxiano ci parla del per, ci parla della dimensione costituente. E la dimensione costituente a cui guardiamo è una dimensione costituente che non può che misurarsi con la realtà, con la materialità dei conflitti e dei movimenti reali in cui noi vogliamo essere funzione interna soggettiva. E allora, abolire e superare, teniamo sempre presente questo binomio, cerchiamo di non appunto dissociare mai questi due termini, il termine della rottura, il termine della destrutturazione, il termine costituente del per, della costruzione di altra società, di quel fare materialmente, finché non troveremo un termine migliore, alternativa rispetto all'esistente.